pressione? No, perché se lei la dice faccio i banchi di Antonio Giobacchi, si fa su tutti i giornali. Eh? Faccio una cosa diversa. No, guarda. Io vorrei fare da qui una proposta. Io vorrei chiedere a Elly Schlein se mi invita alla festa dell'unità. Scusate, fatemi articolare il ragionamento. Una a caso, perché c'è le agenzie, una a caso e la nazionale. La festa dell'unità di Ravenna. Oh. Perché hanno invitato tutti, tranne me. Ma non mi va bene. Lei che vuole andare a Ravenna. Però, siccome stanno a discutere dei Jobs Act, dico a Elly, invitami e facciamo un dibattito io e te sul Jobs Act. E lei mi dirà, fermi. No, Matteo, perché come tu sai, il segretario o la segretaria chiude la festa, vero? Allora si fa una cosa. Invitiamola noi, Elly. Se non vuoi che io venga a Ravenna, vieni te a Santa Severa la settimana dopo. Ti si fa trovare anche una bella mangiata di pesce e si fa un dibattito sul Jobs Act. Però, attenzione, se Elly Schlein non se la sente perché si ritiene superiore a me, se si ritiene superiore a me, ed è del tutto legittimo che si ritenga superiore a me, io sono disponibile, caro Giacomo, a fare un dibattito a Ravenna o a Santa Severa con altri 10, ci diamo insieme. Sono disponibile sul Jobs Act, no, Boni. Sul Jobs Act. Con Furfaro. Con Dario Franceschini, l'avvocato in Parlamento. Sono disponibile a un confronto con i segretari che mi sono che mi hanno saluto dopo di me. Nicola Zingaretti, 8. Enrico Letta, 9. Gentiloni si è dimenticato. Paolo Gentiloni, 10. Ma scusate, no, manca 11, scusate. Allora io dico, siccome tutti questi parlano male del Jobs Act e non hanno neanche avuto la forza di ricordare che il Jobs Act ha aumentato le tutele per i lavoratori precari, eliminato la possibilità delle dimissioni in bianco, ha consentito la norma sui rider, ha dato più soldi alla Naspi, ha dato più diritti, ha creato 1 milione di posti di lavoro. Siccome il Partito Democratico ha votato il Jobs Act e adesso lo sta disconoscendo, facendo un referendum contro, abbiano il coraggio di fare un dibattito sul Jobs Act e nel frattempo magari leggono quello che loro hanno votato e che adesso non si ricordano, perché il Jobs Act ha aiutato questo paese, non è vero che ha precarizzato il paese. Chi ne parla non l'ha letto. Cara Elly, io sono disponibile a venire a Ravenna, se non vuoi vieni via a Santa Severa, se no portami la squadra di calcio a Santa Severa, li piglio tutti, do da mangiare a tutti. Se ce n'è uno che ha un briciolo di dignità di quelli che hanno votato il Jobs Act, abbia il coraggio di dire che proporre il referendum sul Jobs Act significa smentire quello che loro sono e che hanno fatto. Si dimettano da dove sono, oppure abbiano il coraggio della piura, perché è scandaloso questo modo di far politica. Caro Graziano, caro Dario, è una vergogna! Vergogna! Il Jobs Act l'avete fatto voi, l'avete difeso voi, l'avete portato nelle fabbriche, ha portato più di 1 milione di posti di lavoro e adesso per inseguire Conte e i grillini state diventando la parodia di voi stessi, state cancellando la vostra storia. Se pensate che su questa cosa io mi fermi, avrete 9 mesi di sfide tutti i giorni, caro PD ex riformista. Vi siete dimenticati la vostra storia, ma la vostra sfortuna è che io non mi dimentico la vostra storia.